Buongiorno amici di Vosnart.it, io sono Federico, qua siamo a Milano con HMD, quindi Nokia, parliamo del Nokia 7.1. Versione migliorata del Nokia 7. Abbiamo qua uno smartphone molto bello, fatto completamente in vetro davanti, vetro dietro e alluminio serie 6000 sui bordi, quindi il frame. Allora, iniziamo a parlare della cosa che vediamo davanti, il display, è un'unità da 5.8 pollici, Full HD Plus, dovrebbe essere AMOLED, questo non ce l'hanno detto perfettamente, ma a usarlo mi sembra quasi più un Full HD, un IPS però. Si chiama Pure Display perché è HDR capable, quindi capace di convertire anche gli stream in SDR in HDR. Al suo interno abbiamo Android One, versione con Pie, e quindi aggiornamenti abbastanza veloci perché arrivano quasi direttamente da Google. Intanto che siamo sul retro vediamo anche sblocco con le impronte digitali, doppia fotocamera con 12 megapixel la principale e 5 megapixel per sfocare lo sfondo e doppio flash sempre qua sotto. Se ci spostiamo davanti invece possiamo notare il microfono di soppressione del volume e il jack da 3.5 mm. Lato destro abbiamo solo due tasti, tasto di accensione e bilanciere del volume. In basso abbiamo Type-C per la ricarica, altoparlante e primo microfono. Lato sinistro è completamente vuoto, tolto per il carrellino della micro SD da massimo 400 giga e della SIM. Può essere venduto sia in versione dual SIM che in versione mono SIM, dipende dall'operatore. Un'altra cosa che volevamo dirvi è l'hardware che c'è al suo interno, uno Snapdragon 636, quindi non nuovissimo, però dovrebbe aiutare grazie ai 3000 mAh della batteria a poter gestire almeno una giornata con uso intenso, ma anche quasi due. Quello particolare di questo Nokia 7.1, nella fotocamera noi possiamo andare a fare un particolare video, e questo qua che già vediamo, eccomi qua, possiamo vederci sia dalla fotocamera anteriore che da quella posteriore, quindi possiamo fare perfettamente i nostri live in maniera innovativa, diciamo. Completano la scheda tecnica 3 giga di memoria RAM e 32 giga di memoria interna, come detto espandibili. In realtà esistono anche i 4 giga di memoria RAM con 64 giga di memoria esterna interna, però non sono ancora disponibili ufficialmente in Italia. Per il momento il prezzo di vendita consiglio di questo smartphone Nokia 7.1 è 359 euro. Da Federico è tutto, da Milano per Evo Smart, Nokia 7.1. ciao.